è un'opera d'arte collettiva, Macao non è soltanto questo palazzo, lo è anche, ma oggi è nata Piazza Macao. Giuliano. Ciao a tutte e a tutti. Ciao a Macao. Mi mettete un po' in imbarazzo perché se devo anche fare il cambio delle piazze diventa un po' complicato. Però credo che sia importante che voi siate qua, che io sia qui, che ci confrontiamo, che dialoghiamo e soprattutto che andiamo avanti insieme, perché la partecipazione, l'abbiamo sempre detto, io cerco di viverla quotidianamente, con tutti i ritardi possibili e immaginabili che può avere un'amministrazione nuova dopo 18 anni di malgoverno del centrodestra, abbiamo delle difficoltà, abbiamo dei ritardi, ma abbiamo anche fatto delle cose. Allora è vero, come dicevi, che non è solo un problema di spazi, ma è anche un problema di spazi. Capisco perfettamente che il progetto di Macao è un progetto innovativo, è un progetto di costruzione di vari livelli di risposte a una incultura attuale per dare cultura alla città, per dare la cultura al paese. Sono assolutamente consapevole, dal centro alle periferie, dalle periferie al centro. Per questo è possibile costruirlo insieme, è possibile costruirlo con tutti coloro che lavorano in questo campo, e in questo campo noi ci vogliamo impegnare e già ci siamo impegnati. Ripeto, forse ci siamo impegnati con un po' di ritardo, però nel frattempo io voglio dire che gli spazi, molti spazi sono già stati destinati a associazioni culturali, a associazioni sociali, a gruppi di persone che avevano il bisogno. Noi stiamo facendo un monitoraggio di tutti gli spazi che ci sono a Milano e molti li abbiamo già messi a disposizione, già oggi sono utilizzati da soggetti che in periferia stanno ricreando quel clima che c'era forse nel lontano passato a Milano, ma che avevamo bisogno insieme di ricreare. E voi siete una ricchezza. Voi siete una ricchezza per me e per noi, perché quando io in quella piazza del Duomo vedo tante facce che c'erano in quella piazza del Duomo, ho detto tiratevi per la giacchetta, mi avete tirato per la giacchetta e io sono venuto a dirvi grazie per avermi detto. Però io devo essere anche stanco, devo essere anche schietto, non devo creare illusioni. Allora prima di tutto vi dico che oggi ho voluto, non nascosto, riunire gli altri assessori, perché volevamo arrivare qui con una decisione condivisa che fosse un segnale e fosse soprattutto un percorso che vogliamo cominciare, io dico continuare insieme. E in questo percorso io vi do subito una notizia, credo una bella notizia, che chiaramente non risolve il problema risolve in parte il problema dello spazio, ma risolve il problema di una modalità diversa di innovazione, di innovare a livello culturale, di dare a tutti coloro che hanno un'idea, un progetto, una possibilità di far sì che questo progetto diventi realtà. Io è da 3 giorni che giro, come sapete, forse qualcuno sa, Milano nei luoghi più nascosti e che sembravano più chiusi, per vedere là dove fosse possibile in tempi brevi mettere a disposizione di non solo di Macao, ma di tutte le realtà che sono già nate, che stanno nascendo in questi giorni, che cresceranno e che vogliono rinnovare il rapporto tra la città e la cultura, tra la città e l'innovazione, uno spazio che io ritengo molto bello e che oggi tutti insieme con la Giunta abbiamo approfondito, abbiamo studiato, abbiamo visto quanto bisogno c'è di ristrutturazione, e questo è uno spazio che oltretutto ci ricorda anche una parte della storia di Milano. E noi mettiamo a disposizione un edificio molto bello, all'ex Ansaldo, per tutti i soggetti che vogliono ricreare cultura a Milano. Io credo che questo sia un punto di partenza per cui costruire tutti quei percorsi culturali che non si devono fermare lì, tutti quei progetti culturali che non si devono fermare all'Ansaldo, all'ex Ansaldo, ma devono poi girare per tutta la città e arricchire quella città che noi volevamo più ricca, perché era una città che non volevamo come era stata gestita negli anni passati.
E nel frattempo abbiamo anche valutato che è importante il problema che avete posto, il problema degli immobili sfitti, degradati, anche privati, e questo deve essere chiaro, sono privati e rimarranno privati, fin quando non ci sarà una modalità diversa per cambiare la situazione attuale. Però la Giunta si impegna a far sì che questi palazzi, incomincino a avere una possibilità, attraverso l'impegno della Giunta, di interloquire con i proprietari perché vengano messe a disposizione, quantomeno fino al momento in cui sono vuoti, tantomeno fino al momento in cui non si capirà che in quei palazzi si è data non ospitalità, ma si è data ricchezza alla città. E l'altro punto su cui abbiamo ragionato è quello di continuare in quel monitoraggio, in quella individuazione di spazi che oggi non sono ancora liberi perché non sono ancora usufruibili, ma che possono essere usufruibili con l'impegno di tutti, perché diventino quelle tante fiammelle nella città di Milano che sono state spente con le ordinanze dichiarate incostituzionali che noi abbiamo sempre accusato come ingiuste e ingiustificate, quelle ordinanze che spegnevano i luoghi di vita, di vivacità, i luoghi di cultura, quelle ordinanze che portavano all'intervento repressivo anziché all'intervento di chi voleva costruire insieme un percorso. Ecco, questo è il messaggio che io voglio darvi. Io non ho molto da dire, venivo qua per ascoltare, come si diceva prima, l'assemblea si viene soprattutto per ascoltare. Ecco, se vengo qua per ascoltare, però voglio dire che tra poche settimane, io spero anche prima, in poche settimane ci sarà quel bellissimo spazio a disposizione di chiunque di voi avrà il progetto, di tanti che già hanno presentato progetti e che stanno aspettando dall'amministrazione comunale una risposta di dove far vivere quei progetti, di dove farli diventare realtà concreta, di dove far ritornare quello spirito che ci ha accompagnato durante la campagna elettorale e che io sono convinto che ci accompagnerà anche nel futuro, perché Milano vogliamo migliorarla, Milano vogliamo cambiarla, e esperienze nate da pochi o forse da nulla, che poi sono cresciute e che vedono poi piazze come queste riempite di tante belle facce, sono qualcosa che io ho sognato nel passato e sogno anche per il futuro, e sono convinto che insieme questo sogno diventerà realtà. Io vi devo abbandonare, so che mi chiamavate, sono venuto. Io volevo solo dare due messaggi. Uno, che sicuramente questo percorso lo faremo con Macao, con le tante associazioni che sono qua presenti, che io vedo, con cui già dialoghiamo, e deve essere un percorso che crea quell'innovazione, quella capacità di creatività che dà ricchezza alla città. Il secondo è una frase che mentre parlava uno di voi mi è venuta in mente, cioè una frase, una bellissima frase che ho sentito da una ragazza in una manifestazione antimafia, diceva questo, la parola potere, io amo moltissimo il verbo potere, non amo affatto il sostantivo potere, e questo ve lo assicuro, io amo moltissimo il potere, e potere significa che insieme possiamo fare tanto. Io vi saluto, vi invito alla prossima assemblea, che a cui parteciperò attivamente e non solo per portare un saluto, un messaggio, per ascoltare, perché oggi non ce la faccio, e spero che la prossima assemblea possa essere a Lansaldo, ma chiaramente non lo deciderò io, ma lo decideremo tutti insieme con tutte le realtà che ci sono a Milano e che vogliono innovare e arricchire la nostra città da tutti i punti di vista. Grazie.